di altissimo livello. Enrico sta attraversando un momento felice, i concerti sono sempre accolti da molta frequenza di pubblico, è vero? Perché il pianoforte, ci dispiace per Alex, è uno strumento completo, nel pianoforte si fa un po' di tutto, nel pianoforte si può veramente manifestare tutte le gambe dei sentimenti e quindi lei che dirige questa associazione merita i più grandi ringraziamenti da parte nostra. Grazie. Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie alla musica, la politica, Andrea De Locu e Andrea Cedrola, o Cedrola, quasi tutti grado a Cedrola, dove cade, per aver dato voce a una generazione imbavagliata, uomini e donne sprofondati in un inferno che viene rievocato senza prudenza attraverso lo sguardo di una bambina, testimone diretta o indiretta di episodi rimossi frettolosamente della nostra storia. Questa è la motivazione, non so se tutti hanno letto il tuo libro, io il vostro libro, certo, io l'ho letto ed è l'esperienza di questa ragazza, la tua esperienza personale, nata nella comunità di San Patrignano, e un'infanzia diversa dalle altre, ma che proprio da questa diversità si è arricchita ed è diventata quello che sempre, per questi aspetti di una bellissima. Andrea, voglio ringraziare soprattutto Andrea Cedrola per questo accenno che senza di lui non andava da nessuna parte.
ragazzi di chi poi di questo tempo veramente, sono veramente emozionato, non lo nascondo, quasi come la mia finale olimpica del resto. E a proposito di gara, a questo punto ci tengo a invitarvi un po' tutti giovedì 5 giugno a Golden Gala, Golden Gala Pietro Mennea, dove poi sicuramente sarò pedale e cercherò di portare un po' di simpatia all'Olimpico. Quindi vi numerosi perché la delega italiana è in particolar modo troppo intonata, ha bisogno del vostro. Ecco, sì, volevo ringraziare per questo premio
simpatia è un tema fondamentale nella vita delle persone, si dipende anche dalla loro chimica, la loro simpatia chimica, poi c'è la simpatia che viene dettata dai propri comportamenti. E io credo che fondamentalmente la cosa più importante della simpatia riguarda la sincronia e l'attività di tutti gli altri. Io cerco di farlo sempre sul lavoro soprattutto, ma nella vita delle mattine faccio la giornata dell'angelo. Cioè, faccio finta di avere le altre, vado a fare le cose, aiutare una vecchietta, cioè fare un po' di percorso di attenzione agli altri. E forse la simpatia ci si riesce di più, per cui grazie. Grazie. Il Novecento, il vero grande erede di Edoardo.